Questa è la mia cucina, come vedete è un po' piccolina, però per me è perfetta per quello che devo fare io. Mi piace anche cucinare tantissimo, ogni tanto sperimento anche qualcosa, qualcosa viene buono, qualcosa un po' meno, però mi piace provare un po'. E a proposito, oggi che sono venuti i miei genitori ho fatto anche una piccola sorpresa. Ho preparato per loro la cheesecake, che è una torta americana di formaggio. E soprattutto per i miei fratelli che sono molto golosi. Questo è il più grande, Adriano. Ciao. E questo è il più piccolo, Alessandro. Che dite, partitone? Vai via. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Questa è la mia camera da letto. Qua ci sono altre foto mie e del mio ragazzo. Che ricordano i bei momenti passati in vacanza. Per me la pallavolo è tutto, ha segnato fin da quando ero piccola tempi di divertimento, tempi di gioco, poi dopo è diventata una cosa più forte perché è diventata anche un lavoro e la cosa che mi dà più stimolo in assoluto. Ogni giorno quando riguardo alcune delle mie medaglie, dei riconoscimenti o video, tutte le cose che possono essere che mi ricordano quello che ho fatto fino ad oggi, è bello e la voglia di andare avanti ti spinge a poter fare sempre meglio. E questa è la maglia a cui sono più affezionata fino adesso, è la maglia azzurra e rappresenta il campionato europeo del 2007 che abbiamo vinto. Inoltre, sempre nello stesso anno, abbiamo fatto un record di vittorie consecutive e pochi mesi dopo l'europeo abbiamo vinto anche la World Cup in Giappone. È stata un'emozione bellissima. L'ultima medaglia, che è quella arrivata a maggio scorso, è dello scudetto, il secondo consecutivo, e con la speranza che ci siano ancora tanti altri, perché abbiamo ancora tanta voglia di vincere. Un grosso saluto a tutti gli amici di Mattino in Famiglia, soprattutto a Tiberio e Roberta. Ciao! Ciao.